diamo di più, continuiamo a darvi più. Partiamo subito con un bel riscaldamento a un'attivazione sia tecnica che neurocognitiva, diciamola così. Quindi attivare la testa, perché io vi chiamerò dei comandi. Ci sono tre postazioni uguali, identiche. Vi faccio vedere come funziona la prima. Allora, io posso fare due o tre comandi. Il primo comando, per esempio, è centro. Quindi quando dico centro, noi partiamo, conduciamo forte al centro, suola. Venite, dobbiamo farlo assieme, Diego. Cambio piede, torno con l'altro piede e stoppo. Quando dico sinistra, facciamo un giro a sinistra fino a ritornare nella postazione. Quindi vai, solo sinistro, devo cercare di prendere quello davanti a me. Ok, io sto per prendere Pepe. E stoppo. Adesso che chiamo destra, se state attenti e non ridete, lo capiamo. Devi fare il giro intorno. Ok? Quindi destra, vai verso destra. Dai, muoviti che mi prende Pepe, se no. All'esterno dei cinesini. Ti devi fermare e devi bloccare la palla. Se non la blocchi non va bene, ok? Min, ti ancora. Bene. Sofì. Bene. Bene, decisione. Paolo. Ancora. È chiuso. È chiuso. Non possiamo andare ancora finché non ve lo chiamo. Non possiamo andare ancora finché non ve lo chiamo. Bravo, ancora. Chiuso, chiuso, chiuso. Ora. 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 Sì, appoggio. Appoggio. Bene. Bene, dentro. Dentro. Va bene. Tira, veloce. Dai, 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 dai. Tieni ritmo, tieni ritmo. Tieni ritmo! Sì! Bravo! Sì! Precisione! Dai, 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 dai! Non camminare, Amin, non camminare! Sì! Amin, Tiago! Sì, di là! Ora Tiago, appena l'appoggi! Ora Tiago! Sì! Peter! 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 Dai, 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 dai! Dice che è irrealistico. No, è irrealistico. Io non riuscivo ad immaginare i giocatori in una possibile uscita. Perché poi in partita dopo è diverso, per secondo lui. Dopo è diverso in partita perché non c'è, c'è un altro gioco, un'altra velocità. Non riesco a. No, ok, non riesci a immedesimarti nella partita perché non ci sono gli avversari. Ok? E questo è il mio senso. Sì. Bene. Ma anche proprio c'è zero. No, anche però, secondo me la velocità è diversa. Ma sicuramente, però tu hai imparato subito a correre o prima hai imparato a camminare? Prima a camminare. Ti hanno insegnato a correre? Corri forse. Dopo o ti hanno insegnato a camminare? O mi hanno insegnato a camminare. Poi ok, quindi il primo step è imparare a camminare, comprendere il concetto, poi in automatico, perché la corsa viene in automatico. Hai capito? Tu non è che uno ti ha insegnato a correre. Hai imparato a camminare e dopo impari a correre. Quindi acquisisci quello che devi acquisire, impari a camminare bene, vedrai che dopo corri da solo, vedrai che in campo la giocata ti verrà da sola. No, mister, ma io imparo direttamente a correre. Sì, a scappare da mio padre. A scappare da mia madre che mi ha rotto 10 cucchiai sul culo. A metà, mister, quelli di legno, non di plastica, di legno. Troppo forte, mia madre. Lavoriamo in sequenza tre tiri di fila con tre tecniche diverse, perché si parte con la palla da qua. L'esercizio è, e andiamo a richiamare quello che abbiamo fatto prima, conduco, esterno o come preferite, punto il cinesino, mi smarco, calcio in porta, dopodiché mi allargo per Giulio che mi dà la palla. Guardate la postura, sbagliato. Dove me la devi giocare, Giulio? Io mi sto aprendo così, non c'è il difensore, me la oriento e calcio col destro, dopodiché giro, mezza luna, tempi giusti, vado e chiudo, ok? Sposto, calcio, forte, mi apro, dagliela bene, dai, dovete venirla a prendere, sì, dai, vieni, leggila, bravo, occhio questa, punta, bravo, controllala quella, forte, puoi controllarla,
Deriva sporchi anche, bravo, giro forte, forte, rallento e colpisco, va bene. Buon pomeriggio ragazzi, come state? Bene. Come state? Bene. Molto bene. Oggi è già weekend, oggi è sabato, bellissima giornata per divertirsi e giocare a calcio, eh? La settimana è andata, tolto il lato più divertente, passiamo a noi. Noi oggi vogliamo una squadra, come abbiamo già visto nella scorsa partita, quindi tutti uniti. Non voglio gente che gioca da sola. Voglio vedere una squadra. Mi raccomando, muoviamoci tanto, eh. Andiamo incontro, ok? Andiamo lungo, facciamo dei movimenti. Volete sapere una cosa che io ci terrei personalmente che provaste a fare, che magari vi potrebbe essere tanto tanto di aiuto se credete che effettivamente sia una cosa valida? Cioè, la volete sapere o preferite dire vado in campo e gioco con la mia testa? Ditemelo voi. Per chi vuole ascoltare, è un obiettivo che vi do personale, ma non è proprio così personale, è un obiettivo che avete tutti quanti secondo me, ok? State concentrati. La scorsa partita avete fatto un risultato sicuramente positivo, però non vorrei che prendeste quella cosa lì come adesso siamo forti, io ho fatto 3 gol, tu 4. State concentrati, non voglio vedere nessuno che fa, non so, una bella giocata e mi fermo. Non voglio vedere nessuno che sbaglia una cosa, oh no, mi arrabbio, mi ricalmo e no, vado subito e vado già per fare la cosa che penso che debba fare. Ovviamente se perdo palla una cosa che devo fare subito cos'è? Andarci, andare a recuperare. Non per forza andarla a recuperare, posso anche ritornare in posizione. Dovete ragionare con la testa, quindi attivate la testa, ok? Sì. Ci siamo? Sì. Dai, forza! Oggi il capitano fa Marcello. Bravo Marcello. Per l'impegno, la serietà che ci mette sempre. Quindi prendiamo esempio da lui tutti. Vai, forza! Sì, gioca! Buona, 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 Gri! Sì, attaccata, Sofia, attaccata! Ah, solo! Via! Bravi, con calma! Più veloce, Tiago! Sì! Buona! Bravo, Mi! Saliamo! Va bene, Mi! Stringi, Sofì! Sì! Voglio la cosa? Voglio la cosa? Appoggiati, Diego! Bravo, bravo, bravo Diego! Bravo Mi! Calma! Dai, dai! Dai! Solo! Uomo che arriva! Solo! Bravo, bravo Diego! Bravo! Dai, Amin. È tu Amin! Dai Amin! Bravo! Grande! Bravo Giulio! Bravo Giulio! Solo! Arriva, solo! Bravo, solo! Giulio, ancora! Sì. Bravi! Bravi! Bravi Diego! Bene! Bene! Proteggi! Sì! Di là! Su! Di là! Passala! No! Bravo Cristian! Bravo Pepe! No, arriva! No, raga!
Dai! Ma è già finito! Batti l'angolo, dai! Allora, siamo partiti molto morbidi, Loro sono fisici e sui contrasti ci vanno forti. Questo significa che dobbiamo andare ancora più forti. Manu, ricevo palla. Manu, hai fatto un gran movimento, si è fatto rivedere. Giulio, ti allarghi. Quando ricevo palla da destra, cerco di andare a sinistra. Da sinistra vengo a destra, da destra vengo a sinistra. Se posso, verticalizzo come hai fatto con Christian. Christian, quella posizione lì sei fondamentale. Perché lì, hai visto, due o tre volte non ti marcava nessuno. Quindi tu ricevi palla, o punti la porta, aspetti che uno esce e fai 1-2. O se no, se hai subito il movimento, la dai dentro. Capito? Bene lì, Ci siamo? Dai! Ricordiamoci la pressione, Dai, dai, forza! Bravo, Peter! Puta! Buona, così, puoi fare quel gioco lì, è così. Va bene. Batti bene. Vieni. Alzati, Peter. Sì, che è andata. In mezzo, vai. No! Dai, Franci! Sì, bravi. Calma. Ancora, ce l'hai, è andato. Bene. Vai, col corpo. Bravo. Impara a mettere il corpo davanti. Dai. Gioca, se non fischia, gioco. Meglio! Sì! Calma! No! La gran palla! Beppe! No! Siamo solo 6-2! Ancora che... Peter! Dai! Sì! Vai, Peter! Secco, via! Bravo, Peter, bravo! Vai, Peter! Sì, calma! Allargati! Bene! Sì, di là! No, mano, dai. Dai, bravi. Diamo di più, continuiamo a dar di più. Forza, finiamo bene questa giornata, ok? Dai, forza! Segui Paolo, segui! Sei dietro, Bravo! Solo la mia! Ancora! Paolo, dove sei? Va bene, Franci, va bene, non ti preoccupare! Sono tutti in fuorigioco. Bravo Marci. Bravo Paolo, segui Paolo. Sali ora. Bravo lì. Paolo, stai dietro. Veloce. Vai,
Vieni CQ. Oh, vai su YouTube, guardati, eh. Bello Marci. Mannaggia. Vai. Anche la palla veloce! Che è andato a battere la palla? Dai, 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 forza! Finta di mezzo, dai! Bellissimo! Vai di... No! Calma! Sì! Vai dentro, Peter! Dentro! Rigore! Dallo! Dallo! Rigore! Vabbè, ragazzi, rigore! Da chi? Vai Diego, vai! Diego! Guarda come la squadra! È giusta, è giusta! Vai Cri! È buono! È giusta! È buono! No! 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 Sì! No! È finita! Ragazzuoli, si è conclusa qua questa terza giornata di campionato. Bellissima partita, fino a che non hanno... Boh, purtroppo il mister loro ha voluto abbandonare il campo e quindi non concludere i quattro tempi. Difatti i ragazzi ne hanno giocati tre. Qualcosa è andato storto e quindi il mister loro ha deciso di non continuare più la partita. I nostri ragazzi, secondo me, oggi hanno giocato abbastanza bene. Inizialmente abbiamo fatto un po' di fatica nei primi minuti, però dopo ci siamo ripresi bene. La partita è andata bene, comunque abbiamo giocato bene, abbiamo fatto le cose che abbiamo provato in allenamento, quindi il discorso della pressione è andato bene e sicuramente dobbiamo, secondo me, essere ancora un po' più veloci nelle scelte di gioco, sì. Soprattutto quando riceviamo palla a spalla alla porta, sì. E quindi innanzitutto metterci in condizioni di vedere più campo possibile e non sempre ricevere di spalle, e sì. Nel momento in cui comunque ci giriamo, essere già sicuri di quello che vogliamo fare e sì. Poi eventualmente cambiare scelta. Però abbiamo avuto dei ritmi, secondo me, migliori rispetto magari a un tempo, diciamo a qualche giornata precedente, però secondo me possiamo ancora migliorare su questo tipo di ritmo e di velocità di gioco e di pensiero. Sì, assolutamente. Io dico solo che oggi, secondo me, il primo nostro avversario era noi stessi, perché eravamo veramente troppo gasati dalla partita scorsa. Bene o male ci siamo ridimensionati, si è riusciti a fare una prestazione buona, si è rimasti concentrati, quindi abbiamo portato un buon risultato e speriamo di rimanere concentrati. Sì, speriamo che i ragazzi possano rimanere concentrati più a lungo possibile, perché ogni settimana non sia mai che andremo ad affrontare e bisognerà rimanere concentrati e lucidi soprattutto. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo ennesimo episodio dell'Enjoy. Mi raccomando, supportateci, lasciate un like, fateci sapere come avete visto questa partita. Noi ci vediamo ad un altro episodio prossima settimana. Mi raccomando, ragazzi, condividete questo video a chiunque, fatelo vedere a chiunque. Vi ringraziamo come sempre del supporto e ci vediamo al prossimo video. Da Enjoy è tutto, ciao.